La piccola flotta di Cristoforo Colombo si è lasciata Palos alle spalle e ha messo le prue verso le Canarie. Nulla da segnalare nei primi due giorni, tranne un fastidioso inconveniente. Delle due navi dei fratelli Pinson, la Pinta e la Niña, la seconda tiene il mare con qualche difficoltà a causa della sua velatura. Con vento forte è difficile governarla e mantenerla in rotta. E così la Niña, la caravella più veloce della flotta, è anche praticamente la più svantaggiata. Cristoforo ha ordinato ai Pinson di navigare alla velocità della Santa Maria e di tenersi a vista, soprattutto di notte. Il loro viaggio è verso l'ignoto, anche se non sono ancora nell'ignoto. Il terzo giorno, Cristoforo segna sul suo giornale di bordo Bonaccia, un giorno dell'alcione, come lo chiamano i marinai. Tre caravelle, 90 uomini. E su 90 uomini, tutti stipendiati dalla corona, solo 4 galeotti. Ciaciu è il nostromo della Santa Maria. Un marinaio esperto, impavido e autoritario, che prefigura già i filibustieri dei Caraibi dei secoli che verranno. Brezza da levante! Mastro Juan, issate tutte le vele. Mestre Juan, il padrone della Santa Maria, un uomo pieno di paure. Issa tutte le vele! Belti, sui tremo di maestra! Issa! Pedro Gutierrez, l'unico volontario, è un maggiordomo del re. Inutile come marinaio, utile forse come diplomatico alla corte del Gran Cane. Diego de Arana, una delle vecchie conoscenze della locanda di Cordoba, cugino di Beatriz, che Cristoforo ha nominato alguacil della Armada, ufficiale di polizia della flotta, diremmo oggi. Luis de Torres, un interprete che sa abbastanza arabo ed ebraico per tradurre al Gran Can le parole dell'ammiraglio. Per Alonso Niño, che sta facendo il punto della nave col sestante, e il giovane pilota della Santa Maria. Il signor Rodrigo de Escobedo è l'escribano de toda la Armada, cioè notaio e segretario della flotta. Per ora annota i dati che gli passa il pilota. Un altro amico di Cordoba, il sempre agitato e polemico dottor Sanchez. Vento buono, signore. La rotta per le Canarie? Sud. Una quarta a sud-ovest. Sud! Una quarta a sud-ovest! Segnalare alla Pinta e alla Niña! Ehi, signor Pinson! Segnali dalla Santa Maria! Martín Alonso Pinson, il più entusiasta sostenitore di Cristoforo e dell'impresa, comanda sud. La Pinta. Una quarta. A sud-ovest. Sud! Una quarta a sud-ovest! Vicente Yáñez Pinson, fratello di Martín Alonso, è al comando della Niña. Signore, la Santa Maria segnala rotta per sud, una quarta a sud-ovest. Timoniere, sud, una quarta a sud-ovest. La guardia di dritta si prepari. Andiamo a far la guardia al cimitero. Manca una clessidra al suo turno. Signor Niño! Segnali dalla Pinta! Siamo in difficoltà. Avaria al timone. Avverti, Don Cristobal. Non ci voleva. Ho sentito, signor Niño. Comunicate che abbiamo ricevuto il messaggio e che sosterremo a Las Palmas. Una avaria al terzo giorno. Brutto segno. Sta zitto! Via! Per riparare il timone della Pinta e per cambiare la velatura alla Niña, hanno perduto un mese alle Canarie. L'8 settembre del 1492, la flotta si lascia di poppa l'ultimo avamposto del vecchio mondo, l'Isola di Ferro. Il grande viaggio comincia veramente ora. Non soltanto verso l'ignoto, ma già nell'ignoto, nel mare della notte, nell'oceano vuoto. Un vuoto che ora per la prima volta ha i suoi testimoni. Thank you.
Per nessuna ragione, capisci? Per nessuna ragione puoi dimenticarti di badare alla clessidra. Sì, signore. E di capovolgerla a tempo. Sì, signore. Bisogna farlo 48 volte al giorno. Vale a dire ogni mezz'ora. Sì, signore. Bene, questo è il tuo lavoro. Sì, signore. Tieni d'occhio gli uomini, Diego. Mi sembrano molto turbati. Vorrei che fosse solamente devozione. Io ho paura che sia qualcos'altro. Che rotta, signore? Ovest. Niente nord, niente sud. Bene, signore. Cristoforo è l'unico che guarda verso occidente. I suoi occhi sono fissi all'orizzonte e per lui solo, si popola di città splendenti di marmi, alabastro e oro. Centoventi miglia. A 10 miglia all'ora, cioè in 30 leghe. Oggi abbiamo fatto 15 leghe, ma ho deciso di segnarne ancora meno perché la ciurma non si scoraggi e non si allarmi se il viaggio diventerà più lungo. Don Cristobal. Signor Torres, è già l'ora della riunione? No, ammiraglio. Avete avvistato terra? No, ma... E allora non avete ragione per entrare senza bussare. Questo a bordo è indisciplina. Che cosa volete? Ho trovato questo. Era in un ciuffo di alghe che abbiamo tirato su con lo scandaglio. È buon segno, vero? Della terraferma? No. Stiamo navigando fra isole. Antiglia? San Brandano? Sì, forse. Non potete vederle perché sono molto oltre l'orizzonte. Però io non ho bisogno di uscire dalla cabina per sapere che ci sono. E non volete esplorarle? No, non ho tempo adesso, signor Torres. Il vento è favorevole e dobbiamo affrettarci verso le Indie. Al ritorno, Dio volendo, vedremo tutto. Ma è vero allora? Che cosa? Che avete già fatto questo viaggio. Qualcuno lo dice, signore. Se vi conviene di crederlo, credetelo pure, signor Torres. L'importante è che voi e tutti gli altri siate di buon animo e abbiate fiducia in me. Mi sta succedendo qualche cosa che non mi va. Io dico che ci imbrogliano per tenerci tranquilli. E come? Garcia Sarmiento, quello della Pitta, ha fatto la stima. Secondo lui abbiamo già fatto perlomeno 420 leghe. E tu come lo sai? Lascia stare. Senti. Ruiz de Gama della Linea ha stimato che ne abbiamo fatte 440, capito? Qui ci dicono che ne abbiamo fatte meno di 400. Ma tu sei troppo diffidente, si sa che le stime non sono mai precise. Ah sì? E allora perché la stima di Don Cristobal è sempre la più piccola? Ah, non so. Per tenerci buoni. Tener buona una ciurma superstiziosa non era facile. Ormai erano in un mare ignoto e ogni miglio che facevano li avvicinava di più ai mostri che custodivano il mistero e che avrebbero impedito a chiunque di entrare vivo nel regno dei morti. I cartografi credevano ai marinai e disegnavano nel mare oceano pesci giganteschi come la balena di Giona che ingoiavano d'un sol colpo uomini e navi, orche smisurate e insaziabili, piovere capaci di annientare una flotta di 100 navi, vortici che risucchiavano senza speranza negli abissi, draghi marini di una ferocia inaudita pronti a colpire e straziare. Una saga di mostri che vorticava nella mente dei marinai e che millenni di superstizioni avevano steso sull'oceano come una fascia di terrore insuperabile e fino a quel momento insuperata. Nostromo! Alghe di prua!
c'è un mare di alghe. Forse la terra è vicina. Avverto Don Cristobal? No, basta quei falsi allarmi. Ieri la vedetta ha gridato terra ed era una nuvola. Dove ci sono alghe, ci sono scogli. Timoniere! Sud! Tutta barra dritta! Raccogli quelle alghe tu, subito. Svelto. Signor Rigno, perché avete cambiato rotta? Guardate. Vi siete sbagliato, dovevate avvisarmi. Timoniere, rotta per ovest. Niente a nord, niente a sud. Non potete mandarci sugli scogli, silenzio, signore. Scandagliate il fondo. Cinquanta braccia, sessanta, settanta, cento. Aggiungete un'altra sagola. Duecento braccia. Non ci sono scogli e non succederà proprio niente. Sono soltanto alghe. Ma è un mare di alghe. Sì. Navigheremo almeno sei giorni fra queste alghe. E non ci fermeranno. Signor capitano e padrone e buona compagnia, tavola, carne servita, acqua usata dal signor capitano e padrone e buona compagnia, viva in mare e in terra il re di Castiglia, chi gli muoverà guerra che gli mozzino la testa, chi non dirà amen che non gli diano da bere, a tavola, presto, chi non viene non mangia. Avanti. L'installazione d'acqua è molto di più di quella che avevo stabilito. Bisogna andarci piano con l'acqua. E perché dovrei calmarmi? La nave è mia e la pelle anche. Lascia la porta aperta. Non voglio crepare per la sua testa dura. Su, calmatevi. E poi nessuno può insegnarmi a navigare. Mastro Juan! Eccomi. Il nostro mastro qua. Siete convinto che la Santa Maria è in buone mani? Non l'abbiamo portata a fracassarsi contro gli scogli. E perciò dovete decidervi a darmi fiducia. Ma io ho fiducia. Non è vero. Quando le alghe circondavano le navi e non si vedeva più mare, ma solo alghe e alghe fino all'orizzonte, eravate terrorizzato. Al momento sì. Al momento? Niente affatto, Mastro Juan. Per ben sei notti non avete chiuso occhio, né voi né gli altri. Sei notti d'incubo. Per tutti voi quello non era un mare di alghe, era un mare di serpenti, di piovre, un mostro capace di arrampicarsi sul ponte della nave e di avvilupparci tutti coi suoi tentacoli per ingoiarci poi, come aveva già ingoiato avidamente tutto il mare e oceano. Però il mostro non ci ha fermati. E non ci ha ingoiati. Non era un mostro, ve l'avevo detto. La vostra paura aveva torto. È così? Ma è il vento. Il vento? Che c'è che non va? C'è che soffia da est. E noi andiamo verso ovest. Sì, ma è da quando siamo partiti dalle Canarie che tira sempre da est. Sempre da est. E non cambia. Vi preoccupate del ritorno? È così? Perdonami, ma è umano pensare al ritorno. Sì, è umano.
Credete che io non pensi al ritorno. Però non sono preoccupato. So navigare anche con il vento contrario. Ma in questo momento trovo più giusto e anche più leale pensare a quest'impresa che dobbiamo portare a termine. Le loro altezze ci hanno ordinato di compierla e Dio la sta favorendo. Proprio con questo vento che vi sembra troppo propizio. Mastro Quan. Dio conceda una buona notte e un buon viaggio. Possa la nave fare buon viaggio, signor capitano e padrone, e buona compagnia. Avanti. Scusate, signore, il signor Peralonso Nigno vi prega di raggiungerlo alla bussola di governo. Dice che è importante. Da quando? Me ne sono accorto prima dell'ultimo quarto. Vediamo. Benedizione del pilota. Lago non indica più il nord. È vero. È via di più di un quarto. E l'altra bussola? Lo stesso, signore. Ordinate al timoniere di non dirlo a nessuno. Già fatto, signore. Ma adesso cambierà il turno. Ordinate a tutti i timonieri di tacere. E appena albeggia, voglio sapere se anche le bussole della Pinta e della Nigna sono impazzite. Non ho mai visto niente di simile, signore. Neanch'io. Che significa? Non lo so. Però deve esserci una spiegazione. E io la troverò. Potete star tranquillo. Buonanotte, signore. Buonanotte, Don Cristobal. No, l'ammiraglio non troverà la spiegazione. Ricorrerà a una delle sue tipiche, superbe e arrischiate affermazioni. Nemmeno i dotti di Salamanca avrebbero potuto inquadrare scientificamente il fenomeno. Sapevano troppo poco di magnetismo e di astronomia e niente di geomagnetismo e di gravitazione. Il merito di Colombo è di non aver perso la testa, di aver registrato scrupolosamente il fenomeno sul suo giornale di bordo e di avere scoperto, anche senza poterla valutare, la declinazione magnetica. Si è reso conto, cioè, che esiste uno scarto tra il nord geografico e il nord magnetico indicato dal lago della bussola. Questa deviazione, irrilevante nel Mediterraneo, diventa sempre più sensibile navigando in mezzo all'Atlantico. Di giorno lo scarto si riduce notevolmente. Le ampie oscillazioni, dal giorno alla notte e da un meridiano all'altro, dipendono dalle forze combinate del magnetismo, della rotazione terrestre e delle influenze lunari e solari. Logicamente anche le bussole della Pinta e della Nigna subivano le stesse oscillazioni. E questo, ancora più dei sargassi, turbò molto gli animi. Benvenuto. Andiamo. Tutte le mattine gli aghi delle nostre bussole tornano al loro posto. Non è possibile che impazziscano durante la notte e che rinsaviscano appena fa giorno. Per me, quindi, è chiaro che gli aghi non hanno mai smesso di segnare il nord. Spero che non vorrete sostenere che si è mossa la stella polare. Sì, per me si è mossa la stella. Vorrei che anche gli uomini avessero la stessa costanza degli aghi. Posalo pure qui. Che c'è, Moz? Hai paura? Io? Sì, ammiraglio. Sei coraggioso a confessarmelo. Puoi andartene. Avete sentito?
Vi ho convocati soprattutto per questo. Il ragazzo lo dice, gli altri no. Però io sento che hanno paura. E se fra poco chiederanno di tornare indietro? Che farete? Dirò di no. E in questo caso so che vorranno obbligarmi. È già successo ad altri che hanno voluto tentare questa impresa. Per questo Velasco e Sanchez hanno fallito. Sì, lo so. Sono momenti che possono decidere le sorti di un'impresa. Però, scusatemi, Don Cristobal, non dovevate dire al vostro equipaggio che saremmo arrivati in un mese. Il mese è passato. Da appena 3 giorni. Pochi, è vero. Ma voi dimenticate che loro non hanno la vostra certezza. E voi? Io non mi trovo qui per opera del caso. Abbiamo deciso insieme di fare questo viaggio. Io non temo l'ammutinamento. Io sono agli ordini. Eravamo d'accordo. Fin da Cordoba. Non è questione di giorni o di mesi. Arriveremo. Speriamo con l'aiuto di Dio. E voi, signor Escobedo? Stavo pensando che forse l'aiuto di Dio si rivela proprio in questo. In che cosa? Nella stella polare che rompe l'accordo con la bussola. E nella bussola che sente i confini del mondo. Sì, forse ha ragione lui, forse è meglio tornare indietro. Provatevi a ripeterlo. Vergognatevi. Quando vi siete imbarcati? Nessuno vi ha promesso che sarebbe stato un viaggio facile, tranquillo, sicuro. Non dovete contare i giorni. 30, 33 o 60, non importa. E se qualcuno parla di tornare indietro o fa una mossa falsa, giuro che lo scaravento in mare o rimpicco con le mie stesse mani. Sì, però confido che non sarà necessario arrivare a certi estremi. Scusate, Don Cristobal, io ho anche un altro timore. Ho paura che continuando per ovest ci lasceremo indietro Cipango. E allora? Consiglio di deviare per sud-ovest. No, non sono d'accordo. Proseguiremo per ovest. L'aria è dolce e il tempo è come l'aprile in Andalusia. Ma è proprio con un mare così tranquillo che gli uomini, non avendo nulla da fare, diventano sempre più irrequieti. Uccelli, signore! C'è un fantastico volo di uccelli da nord verso sud-ovest. Questo è proprio un buon segno.
Questi uccelli sanno il loro mestiere. Don Cristobal! Vanno verso sud-ovest! Perché non proviamo a seguirli? Va bene. Rotta per sud-ovest! Demonio, a dritta! D'accordo! Rotta per sud-ovest! Rotta per sud-ovest! Svelti voi altri! Bracciati a tribordo! Muovetevi! Sono passati due giorni. Dove vanno questi uccelli? E noi? Dove andiamo? Ci hanno preso in giro un'altra volta. Lo sai che certi uccelli del mare oceano possono volare 60 giorni senza toccare terra? Ti rendi conto? Perché non possiamo dire niente agli uomini? Gli uccelli indicano la direzione, non la distanza. Ti avverto, ogni momento che passa è più difficile tenerli a freno. Ti hanno minacciato? Hanno smesso di parlare. Questo è molto peggio. Gli uomini del terzo quarto di guardia smontati poco fa non vogliono dormire. La ciurma è tutta sul ponte. Li faccio sgombrare? No. Parlerò io agli uomini. D'accordo, non c'è tempo da perdere. Non ora. Non faranno niente per questa notte, aspettano l'alba. Sperano di vedere terra. Comprendo i vostri timori, amici. Però devo dirvi che non li condivido. Riflettete, siamo i primi. Nessuno finora ha avuto il coraggio d'affrontare un'impresa come la nostra. Prima di arrivare a questo punto si sono spaventati e hanno voluto tornare indietro. La memoria gioca strani scherzi. Ci si ricorda della terra che abbiamo lasciato e ci si dimentica il motivo per il quale siamo partiti. Anche gli uomini che seguivano Mosè un giorno si dimenticarono della terra promessa. Ma il profeta parlò e i giudei l'ascoltarono. In questo modo raggiunsero la terra promessa ed ebbero il premio delle loro fatiche e della loro fede. Anche noi, amici, dobbiamo raggiungere la terra promessa. Anche noi avremo il nostro premio. Io so quello che troveremo. I porti più accoglienti del mondo. Città con 12.000 ponti sotto i quali passeremo con tutte le nostre navi. Strade lastricate di mattoni. E palazzi di marmo con i tetti d'oro. E la gente di quella terra è ricca, ospitale, gentile. Tornare? Sicuro che torneremo. Ma solo quando le nostre navi saranno cariche di legni pregiati, spezie rare, pietre preziose, oro e perle. È poco più di un mese che abbiamo lasciato La Gomera viaggiando sempre con un vento favorevole. Virare e far vela per la Castiglia? Adesso? Ma in questo modo il viaggio durerà più di due mesi. Io vi dico invece che entro due giorni avvisteremo terra. E se non sarà così, tagliatemi la testa. Potrete fare quello che vorrete. Però fino a quel momento, qui comando io.
quelli che non sono di turno vadano a riposare. Gli altri, ciascuno al suo posto. Amen. E Dio ci conceda un buon giorno e un buon viaggio. Possa la nave fare buon viaggio, signor capitano e padrone e buona compagnia. E i due giorni sono quasi trascorsi. Mio Dio, riempi anche questa volta la mia solitudine. Senza il Signore, la profezia non è che una parola superba. Diego. Diego, dormi. No. Lo sai che è già passata mezzanotte? Sì. Capisci cosa voglio dire? Datti pace e dormi. Ma come vuoi che dorma? Due giorni, ha detto. E sono passati. E se domani siamo ancora in alto mare? Gli taglieranno la testa. Ma perché lo ha detto? Li aveva già incantati. Che necessità aveva di fissare un termine? È inutile, è sempre il solito. Pinzon avrebbe detto, vi taglio la testa. E lui invece, tagliatemi la testa. Perché lui è sicuro. E tu ci credi? Due ore fa, dal ponte di prua, ha avvistato un lume verso ovest. Appariva e scompariva. Io non l'ho visto. Però c'era Gutierrez. Signor Gutierrez. Signor Gutierrez, volevo chiedervi una cosa. È vero che l'avete vista anche voi? Quella luce. Io ho detto a Don Cristobal che l'avevo vista. Ma è vero che l'avete vista, sì o no? È vero che gliel'ho detto. Fatti affidare di questi cortigiani. E affido i miei orfani a mio fratello Bartolomeo. E ad essi, mio fratello Bartolomeo, e ai miei figli Diego e Fernando, affido questa impresa che deve essere condotta a termine per l'onore della nostra famiglia, per la gloria delle loro altezze e perché si compia la volontà di Dio. Dopo mezzanotte ho voltato la clessidra tre volte e adesso dovrò voltarla ancora. Terra! 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 Guardatela! Non è un altro falso allarme. È la terra, Guanahani, l'isola dell'iguana. In un viaggio di 34 giorni, Cristoforo Colombo ha portato 90 uomini al di là dell'Atlantico. Ora, veramente, Cristoforo è il grande ammiraglio del mare oceano. Il mare della notte non esiste più.
Io, Don Cristóbal Colón, per volontà delle loro altezze Fernando e Isabel, grande ammiraglio del mare e oceano e viceré e governatore perpetuo delle isole e delle terre ferme che scoprirò e conquisterò, battezzo questa isola col nome di San Salvador. Prendete atto, signor notaio. Io, Rodrigo de Escovedo, notaio della Real Flotta, oggi, 12 di ottobre... Ammiraglio. Perché non continuate? Ma non vedete quei... Li ho visti, non preoccupatevi. Capisco, noi siamo armati e loro no, però sono tanti. Questa è una cerimonia che richiede tutta la nostra dignità. Fate come se non ci fossero. Continuate. Oggi, 12 di ottobre dell'anno Domini 1492, testimonio e affermo che in mia presenza e in presenza degli altri capitani, ufficiali e dignitari della Real Flotta, Don Cristóbal Colón, ammiraglio del mare oceano, la bandiera non si tocca, in nome delle loro altezze e re cattolici Fernando di Aragona e Isabel di Castiglia, ha preso possesso di questa terra e di tutti i... No, la penna, no! Ridatemi la penna! E di tutti i suoi abitanti. Dopo quella terra, altre terre. Ma non è la terraferma, è un arcipelago. La flotta si aggira fra le isole, l'ammiraglio ne prende possesso e le battezza con dolci nomi castigliani. Santa Maria della Concepción, Fernandina, Isabela e Juana, che gli indigeni chiamano Cuba. Gli abitanti di queste isole si chiamano Taino. Non sono mostruosi, sono fatti come noi. Anzi, sono molto ben proporzionati e sono incurabilmente timidi per natura. Da quello che posso capire, credono che noi siamo venuti dal cielo. Si è ormai sparsa la voce. Vi considerano già il loro capo. Si direbbe che siano pronti a servirci. Signor Torres, vi ricordo che di questi Taino dobbiamo fare dei servi di Dio. Scusate, signore, però saranno degni del battesimo. Ma guardateli. Sono come bambini. Mozzo, il tuo berretto. E adesso dimmi che cosa vuoi, questo o questo? Avete visto? Sono come bambini, innocenti. Diego, vuoi essere il suo padrino? D'accordo. E così sia. Bene, gli imporremo il nome di Diego. Un mese dopo, l'entusiasmo per il successo dell'impresa e l'orgoglio di poter battezzare uomini e isole con nomi cristiani sono ancora intatti. Ma i capi della spedizione cominciano a sentire un'altra febbre. I Taino sono innocenti, buoni, gentili, ma non sono ricchi. L'ammiraglio e Martin Alonso Pinzón cercano di comprendere se questi indiani hanno dell'oro. E gli indigeni indicano immancabilmente l'isola vicina, oppure una invisibile terra oltre l'orizzonte. Bisogna trovare l'oro, non i pochi monili che finora hanno avuto in cambio di cianfrusaglie castigliane, ma la sorgente dell'oro. E di nuovo le mani degli indigeni sfarfallano nel vuoto e indicano i paraggi. L'ammiraglio ha bisogno di prove per dimostrare a se stesso e agli altri di essere arrivato proprio dove voleva arrivare, nel favoloso Catai di Marco Polo. Supponete che uno di questi indiani sbarchi alle Canarie e trovi soltanto i poveri villaggi dei pescatori. Come può immaginare che a 100 leghe di lì può trovare
tutte le ricchezze dei grandi palazzi castigliani. Non è lo stesso, perché noi sappiamo che davanti al Catai ci sono 7.000 isole e fra queste c'è Cipango, con le sue miniere d'oro. Però non conosciamo le insidie del mare in questo immenso arcipelago. Noi abbiamo il dovere di riportare indietro a Palos le 3 caravelle, l'equipaggio e la notizia di questa nostra grande scoperta. Se non torniamo, le loro altezze e tutti in Castiglia crederanno che la nostra impresa sia fallita. E in questo modo i dubbi, le incredulità e i timori contro i quali ho combattuto per tanti anni torneranno a invadere tutte le contrade d'Europa. E questo oceano rimarrà vuoto per sempre. Ma avete ragione, non bisogna sfidare la fortuna. Durante il viaggio abbiamo lottato contro la paura dell'equipaggio. Ma arrivati a questo punto dobbiamo temere soprattutto la nostra audacia. Va fumo. D'altra parte io non ho perso la speranza di poter arrivare a Cipango e alle miniere d'oro prima di far vela per la Castiglia. Sì, anche per poter dare agli equipaggi il premio che abbiamo promesso. Sì, però c'è un premio che non potrò concedere per aver avvistato terra. Perché, signore? Quel premio spetta senz'altro a Rodrigo de Triana, la mia vedetta. È stato lui il primo a vederla. Io ho visto questa terra molto prima di salpare. L'ho vista da Porto Santo, da Lisbona, da Cordova, da Salamanca, da Palos. Io ho visto questa terra quando tutti in Portogallo e in Castiglia dicevano che era un visionario. No! Non mi sembra giusto che Rodrigo de Triana... Amico, la Sacra Scrittura dice a Deodato, figliolo di Saltus, tessitore di Betlemme, uccise Golia. Secondo libro dei re. A Deodato e non David uccise il gigante Golia. Però l'esercito era comandato da David. E per questo è giusto dire che Golia venne ucciso da David. Parla come un profeta. Sì, ma anche come un ebreo. Luis de Torres, insieme all'indigeno che è stato battezzato col nome di Diego, torna da un'esplorazione sulle montagne di Cuba. Ha buone notizie per l'ammiraglio. Una regione dell'interno si chiama Cubanacan e Cristoforo traduce a modo suo Cuba del Gran Can. È una delle prove che cercava. Ma c'è anche qualcosa di più concreto. A est di Cuba ci sono due isole ricche di miniere d'oro, Babeque e Haiti. L'ammiraglio dà ordine di risalire a bordo. La flotta segue la costa, ma all'improvviso Martín Alonso Pinzón cambia rotta. La Pinta si dirige a tutta vela verso Babeque. La flotta, ridotta a 2 caravelle, prosegue verso Haiti. E Spagnola la battezza l'ammiraglio perché gli ricorda le fertili pianure di Castiglia. Un mese dopo, la notte di Natale, il timoniere della Santa Maria cede il suo posto a un mozzo e la nave naufraga su un banco di sabbia. Nessuna vittima. Il materiale recuperato dalla Santa Maria non può essere caricato sulla Niña e viene trasportato a terra. All'alba l'operazione non è ancora finita. Gli uomini sono stanchi e sfiduciati. Cristoforo non ha più una flotta. Gli è rimasta soltanto la più piccola delle 3 caravelle, la Niña. Nessuno parla. Però tutti pensano la stessa cosa. E quando tutto il carico sarà a terra, che cosa faremo? C'è una nave sola ormai, ma ci sono ancora 2 equipaggi, 60 uomini. In quel giorno di Natale, caldo e pieno di sole, c'è un'unica consolazione. Non sono su un'isola inospitale, fra gente nemica. Anzi, gli spagnoli e i Taino incominciano a intendersi. Come aveva scritto l'ammiraglio sul suo giornale di bordo, quei nativi sono miti e intelligenti. Nessuno spagnolo ha imparato una parola di Taino. Qualche Taino, invece, comincia a capire il castigliano. Ma dove? Da quella parte?
E lasciami il mantello. Via, via, levatevi da torno, via. Don Cristobal, ho saputo che due indigeni che vengono dall'altra parte dell'isola hanno visto un'imbarcazione una decina di giorni fa. Una canoa? No, una nave a vela. Era ancorata in una baia. E secondo voi che cos'è? Potrebbe essere mio fratello. Può darsi. Andiamo a vedere. No, signore. Con una nave sola io non vado in esplorazione. Ma se quella nave fosse la Pinta, ne avremmo due. Però, per scoprire se è la Pinta, dobbiamo andare in esplorazione. E io con una nave sola non rischio. Abbiamo bisogno della Niña per far ritorno in Castiglia. Quanti dei miei uomini potete imbarcare sulla Niña? E voi lascereste mio fratello fra queste isole? Signor Vicente Yanes, quanti uomini potete imbarcare sulla Niña? 10 sarebbero anche troppi, Don Cristobal. Metà del mio equipaggio dorme sopra coperta. Devo tirare a sorte o decido io? Bene, decido io. Diego de Arana, Pedro Gutiérrez, Rodrigo de Escobedo, Juan Sánchez, Luis de Torres, restano. Mastro Juan parte con me. Come? Lui, dopo che ci ha fatto naufragare? Ma che state dicendo? Non sono stato io a lasciare il timone in mano a un ragazzo. Eravate voi di guardia. E siete stato voi il primo ad abbandonare la nave. Basta! Partire non è un premio, Mastro Juan. Voi venite in Castiglia solo per rispondere delle vostre colpe. E restare non è una punizione. Così come questo naufragio non è una sventura. C'era bonaccia. Il mare era fermo come acqua in una scodella. E la nave d'improvviso si è coricata sulla sabbia. Che naufragio è questo? Dio può servirsi anche di un marinaio pigro come lui per significare la sua volontà. E la sua volontà mi pare chiara ora. Io dovevo lasciare qui una colonia e non l'avrei lasciata. E anche se l'avessi fatto, non le avrei dato munizioni e provviste per più di un anno. E neppure il materiale per costruire il forte. Che può essere necessario per difenderci. E da chi? Da questi Taino che non conoscono le armi? No, signori. Questo forte che io battezzo Navidad dovrà servire soltanto al vostro prestigio, perché voi rappresentate qui la corona di Castiglia. E io considero da tempo questi Taino come sudditi delle loro altezze. È il loro capo. Un principe. Cristoforo Colombo, al solito, vede grande. Dietro a quell'apparizione vede già sorgere le città di Marco Polo, sontuosi giardini e scalinate di marmo. In realtà, quel selvaggio incoronato di piume non è nemmeno il re di Haiti, è il cacique Guacamari, uno dei tanti capotribù dell'isola. L'ammiraglio non crede di avere qualcosa di abbastanza degno da offrire a un principe orientale. Vicente Yanes Pinzón, invece, ha il difetto di vedere le cose come sono e crede che Guacamari gradirà i suoi guanti di pelle. E infatti non si sbagliava. Guacamari li gradisce molto. Tutti i castigliani, comunque, sognatori e non, si rendono conto che quel capotribù e i suoi dignitari sono diversi dai selvaggi che hanno incontrato finora esplorando quell'arcipelago. Hanno dell'oro, monili, collane, pendagli, oro. Caribe Onatago!
da dove viene tutto questo oro? Da Cibao. È un'isola. È lontano da qui. Dietro quelle montagne. Ma allora, quest'isola che abbiamo battezzato è spagnola. È Cibao. Mi capite? Cibao. Cipango. Amici miei, vi ho già detto poco fa che questo naufragio obbediva a un disegno divino. Io non vi lascio perciò in una qualsiasi delle 7000 isole. Io vi lascio a Cipango. Cristoforo salpa per la Castiglia. Parte il 2 gennaio del nuovo anno. 4 giorni dopo, ancora in vista della costa haitiana, si vede venire incontro la Pinta. Benvenuto, fratello. Dovete accettare le mie giustificazioni, Don Cristobal. La Pinta è veloce e il vento era propizio ed è questo che ci ha separati. Io credevo che mi avreste seguito. Signor Peralonso Nigno, avete presente quello che è avvenuto il 21 novembre? Sì. Ricordatelo al signor Martin Alonso. L'ordine di Don Cristobal era di mantenerci a vista e che la Pinta riducesse la velatura per non distaccarci. Sì, però dopo... La Pinta ha alzato tutte le vele e ci ha distaccati senza rispondere ai segnali. L'oscurità era quasi completa. Come avremmo potuto vedere i segnali? Avevamo messo una lampada a prua. Sì, ma noi ci eravamo già allontanati molto. Del resto sapevamo che si doveva far rotta per Babek. E io credevo che mi veniste dietro. L'ordine era... Basta così. Il signor Martin Alonso sa bene di aver trasgredito ai miei ordini. No, signore, io non so e non capisco. Ho spiegato, mi sono anche giustificato e discolpato. Ma se non volete credermi... Che farete in questo caso? Il signor Francisco Pinzon non è stato invitato a questa riunione. E il suo turno di guardia non è ancora terminato. Mancano 3 clessidre. Gli ordino di tornare al suo posto. Forse i fratelli Pinzon... ritengono di essere in casa propria, perché hanno amici e parenti fra gli equipaggi della Nigna e della Pinta. E perché i miei amici sono rimasti quasi tutti a Espagnola. Però i signori Pinzon si sbagliano. Ci accusate di ribellione? Vi prevengo. La solidarietà con vostro fratello è il contrasto con gli interessi della corona. Questa è la flotta che le loro altezze hanno affidato a me. Siete in casa mia. E al servizio dei principi che io rappresento, come ammiraglio e come viceré delle terre che ho scoperto. Non accetto quindi le scuse del signor Martin Alonso. Io non voglio più sentire quanto la Pinta è veloce, come era forte il vento e la notte oscura. Queste sono parole e nient'altro. Io non discuto. Non sono un ribelle, posso dimostrare la mia buona fede. Ho esplorato Babek come eravamo d'accordo. Non ho trovato niente e sono tornato. Però prima di tornare avete gettato l'ancora in una baia dall'altra parte di Espagnola, vero? Avevo trovato dell'oro. Lo immaginavo. Cosa ne avete fatto? Una parte è stata equamente ripartita fra gli uomini del mio equipaggio. E quanto è rimasto nelle mie mani non ho mai pensato di tenermelo. Anzi, al contrario, di dividerlo con voi. Oh. Bene. Io lo requisisco a nome della corona, signor Martin Alonso. Non posso permettere che il frutto della disobbedienza diventi un premio. Raccogliete dunque l'oro che avete lasciato ai vostri marinai e consegnatelo al signor Peralonso Nigno. Toglierlo ai miei uomini. E poi mi chiederete magari di domare l'ammutinamento. Che si fa quando qualcuno minaccia ad ammutinarsi? Voi lo sapete, signor Martin Alonso. Me l'avete detto. Ricordate? Don Cristobal, non potete mettere in dubbio la lealtà di mio fratello. Se dite una parola in più, metterò alla prova anche la vostra lealtà, signore.
ordinandovi di piccare vostro fratello. Tornate sulla pinta! È colpa mia. Mi sta bene, perché sono stato io che l'ho portato così in alto. No, signor Martin Alonso. Io sono arrivato dove Dio e la mia fortuna mi hanno portato. E dico invece che voi tutti non sareste arrivati fin qui senza di me. E senza di me adesso non potreste ritornare in Castiglia. Non solo la Castiglia, ma tutta la Spagna è in festa. L'ignoto straniero che 9 mesi fa era salpato da Palos, oggi è l'uomo più popolare della penisola. A fine aprile, Barcellona gli tributa gli onori del trionfo. L'ammiraglio del mare oceano, il viceré delle Indie, attraversa la città coi suoi ufficiali e con i suoi viventi trofei, i Taini. Un solo motivo di tristezza. Al suo fianco non c'è Martin Alonso Pinzón. Il vecchio, coraggioso marinaio è morto 10 giorni dopo essere sbarcato a Palos, ucciso da un morbo sconosciuto. Il molto magnifico Don Cristóbal Colón, ammiraglio del mare oceano e viceré delle Indie. Benvenuto, Don Cristóbal. Con le lettere che ci avete inviato da Lisbona e da Siviglia e con quella che ci mandò il valoroso Martin Alonso Pinzón, che sfortunatamente non è più con noi, abbiamo saputo che Dio vi ha guidato benignamente nella vostra impresa e ha dato un felice coronamento alle vostre fatiche. Non potremo mai dimenticare che ci avete reso un grande servigio, dal quale il nostro reame otterrà immensi vantaggi. Quello che avete iniziato con l'aiuto di Dio sarà da voi stesso continuato e perfezionato in nostro nome. Vi preghiamo di prendere posto alla nostra destra.